Ciao ragazzi, oggi vediamo come si creano dei calchi per stampare il gesso oppure il silicone. Nel mio caso ho utilizzato questi calchi per stampare dei mattoncini in gesso. Come vedete i mattoncini sono questi, io li ho creati in gesso, non in cemento, perché devo farli per l'interno della casa e niente, il gesso è più semplice da lavorare, è più facile anche da preparare l'impasto, in più anche semplicissimo da verniciare e da imbiancare, quindi ho optato per il gesso. Chiaramente se voi invece dovete produrre dei mattoncini per l'esterno della casa, vi consiglio di farli in cemento. Lo stampo è questo, come vi dicevo, è in silicone. Per ogni stampo ci vogliono 5-10 minuti, però poi bisogna far riposare lo stampo almeno una giornata per far essiccare il silicone. E lo stampo vi costa all'incirca 4 euro perché per ogni stampo ci vogliono due cartucce di silicone. Quindi, come si dice, minimo dovete fare una ventina di stampi perché con uno stampo solo non ci fate niente. Se siete come me che dovete fare 400 mattoncini, con uno stampo solo ci mettete un anno intero. Quindi ci vorranno almeno 20 stampi. 20 stampi ci vuole del tempo per produrli e in più anche 80-100 euro per comprare i materiali. Quindi se non volete spendere così tanto e volete partire soprattutto subito con la stampa dei mattoncini, vi consiglio di comprare questi li ho comprati su Amazon con 20 euro più 4 euro di spese di spedizione, mi danno 4 di queste formine. Con ogni formina ci fate 6 mattoni, quindi 6x4 24. Niente, fate conto che l'essiccazione del gesso è di 15-20 minuti, quindi fate conto com'è veloce creare dei mattoncini con questi stampi. L'unico consiglio che vi do qual è? È quello di lubrificare bene ogni volta prima di inserire il gesso. Questo perché? Perché vi permetterà di staccare poi le formine in maniera semplice. L'unica volta che non ho spennellato io con dell'olio, perché vedevo che i mattoncini si staccavano in fretta, ho spaccato due formine. Quindi ricordatevi di lubrificare bene. Comunque il consiglio che vi do tra scegliere tra questi due è fare la formina, questa, perché? Perché vi permetterà di creare dei mattoncini con la forma e la dimensione che volete. Invece questi mattoncini sono della forma e della dimensione, chiaramente, che comprate e si vede che sono fatti stampati e non sono veri. Niente, io comunque li utilizzerò tutte e due perché ho intenzione di creare due muri, uno in sala e uno in camera, quindi voglio vedere dei due qual è quello più comodo. E niente, ora siamo pronti per creare questo stampo, dovete procurarvi soltanto due cartucce di silicone, del sapone per lavare i piatti e anche chiaramente una bacinella con dell'acqua. Vi ricordo il materiale necessario: due cartucce di silicone acetico, un recipiente con dell'acqua calda, chiaramente il mattone o qualsiasi forma noi vogliamo ricreare, e una cassa dove andremo a inserire il mattone e il silicone. Io la cassa l'ho costruita in lamiera di alluminio perché questo è lo scarto che creiamo al lavoro, quindi ne ho tantissimo. Voi però potete anche riprodurla in legno o in plexiglass o in qualsiasi materiale volete. Allora, la prima cosa da fare è mettere il mattone dentro la cassa. Ricordatevi che va lasciato almeno come spazio almeno un dito. Questo perché? Perché se facciamo la forma troppo fine, ogni volta che la pieghiamo, prima o poi si spaccherà, quindi dobbiamo lasciare un po' di carne addosso. Allora, io metterò un goccino di silicone per non farla muovere. Posizioniamola in mezzo. Inseriamo il sapone, misceliamo ora, bagniamo un po' la forma per non far attaccare chiaramente il silicone dopo. Bagniamo anche abbondantemente, più acqua c'è meglio è, perché il silicone non si attaccherà. Prendiamo il silicone acetico, non vi preoccupate che tanto non si incollerà la mano, perché l'acqua, la mano bagnata, non farà attaccare il silicone. Dobbiamo lavorarlo comunque sempre dentro nell'acqua, perché se lo tiriamo fuori e iniziamo a schiacciarlo, poi si incollerà la mano. Schiacciamolo bene perché dobbiamo far uscire l'aria, altrimenti
Quando lo inseriremo nella forma, si formeranno le bolle d'aria e poi, quando sarà pronta la scocca, si spaccherà. Ok, ora non ci resta che farla asciugare, ci vuole almeno una giornata. Siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta e che sia stato interessante questo video. E niente, il mio prossimo video sarà sulla posa di questi mattoncini. E niente, l'unica cosa è che non ho ancora deciso se farli rossi oppure bianchi. Scrivetemi qua sotto quale dei due preferiti, vedremo settimana prossima cosa avrò scelto. Grazie e buon weekend.